Guardiani, come va? Spero tutto bene. Ogni volta che ci rechiamo da Te Severis, il mio portafoglio ne risente sempre, sempre qualcosa. Difatti siamo qua in un altro opening, ma non di Tesori Radianti, perché chi ha visto il mio scorso opening sa già che ho completato il full set dei Signori del Ferro con il Cacciatore. Magari arriverà qualcosa per il Titano e per lo Stregone in futuro, ma sono solo voci nella mia testa che mi dicono di shoppare, ma non credo che shopperò ancora, vedremo, perché col Titano ho quasi già completato anche il set del Titano, senza shoppare, trovando i decori nei Tesori Radianti, quindi culo. E per la strega non mi interessa shoppare, quindi sinceramente preferisco aspettare un po'. Comunque oggi siamo qua non per shoppare Mott, non per i Tesori Radianti, ma per i Tesori delle Anime Perdute, dove spero di droppare, ragazzi, come maschera o lo spettro, o Oryx per farvi vedere un glitch stupendo sull'atollo, o la maschera del principe perduto, che è la mia maschera preferita. Cioè, ragazzi, questa maschera qua mi fa sbellicare da ridere. È troppo, troppo bella. Secondo me ci sta in ogni occasione in Destiny. Drop di merda, maschera sua. Drop bello, maschera sua. Schifezza fatta in crogiolo, maschera sua. Cioè, questa maschera è l'emblema di Destiny, secondo me. Un bell'urlo. E poi maschera del principe perduto, ragazzi. Secondo le sacre scritture, il principe Uldren non sarebbe morto, si sarebbe salvato a differenza di Marasov. E ci sarebbe un possibile ritorno di Uldren in Destiny 2. Ma queste sono solo voci, non c'è nulla di vero, non c'è nulla anche di falso. Sono solo voci, quindi aspettiamo e vedremo. Per adesso, ragazzi, queste sono le maschere che voglio. I decori, sinceramente, non mi interessa, mi piacerebbe averne uno dei due. Maschera Drupa Ardente non è per niente male, la vogliono in tanti sta maschera, sinceramente se ce l'ho o non ce l'ho non mi cambia nulla. Il veicolo Invidia è veramente strabello e spero di droppare questa cosa qui. Spero anche in uno degli due spettri, o Diabolico, che sinceramente non è brutto, anzi è veramente simpatico come spettro, o se no lo Spettro Inception, Spettro Formaggino. Veramente, oh che bella la descrizione, spettro formaggino per gli spettri a cui non piace essere spalmati sul panino. Veramente bellissima, bellissima opera d'arte. Dante, levati, che questa è un'opera d'arte, veramente spettacolare. Poi a me piace troppo questa cosa col mantelletto. E quindi sì, siamo qua per shoppare, mettiamo i miei soldi dentro Destiny e iniziamo. Ok, oro. O argento aggiunto, scusate, mi sono detto oro, ma c'è un altro gioco che si shoppava con l'oro, però mi ricordo, forse era quello schifo di Clash Royale, scusatemi. Eccomi qui comunque con l'argento pronto. Io ripeto, ragazzi, se droppassi quello che vi ho detto prima, ossia la maschera del principe Uldren, un decoro, questo o questo, insomma, dipende dalla roba che droppo, smetto prima per tenermi un po' di argento da parte e magari shopparmi o l'ululato o il terrore. Vediamo un po'. Iniziamo dal primo pacchetto, ne acquistiamo ben due, ragazzi, ne parliamo con due. Ed eccoli qua, i primi due, anzi ne prendiamo tre per essere precisi. Tre pacchetti. Inventario e si apre. Usa. Boom. Maschera dello spettro. Oh, diam. Oh, diam, aspetta, ma che cazzo? Oh, epico. Molto bello, molto molto bello. Vediamo un po' la descrizione, sono molto simpatiche le descrizioni. Sembri particolarmente raggiante oggi e tagliati i capelli? Spettro, va bene, grazie, grazie Spettro. Questa maschera è veramente molto molto carina. Non è per niente brutta. È solo un po' sproporzionata la testa, ma comunque ci sta. Seconda cassa dei tesori delle anime perdute. Maschera della Siva. Ah. Beh. Non è brutta, sicuramente non, con questa luce qua non posso ancora affrontare un raid con questa maschera. Magari Crota sì, però magari lo faccio con un'altra maschera Crota, magari con la maschera di Crota affronto Crota. Ok, speriamo in questa terza ultima, in qualcosa che ho chiesto prima. Please, please, come on. Maschera dell'engramma esotico che elimino. Vediamo un attimo, sì. È uguale a quella del Cryptarch, sinceramente non mi interessa. Maschera di Atheon. Ah, questa sì, questa mi piace, c'era già l'anno scorso e l'avevo eliminata. Questa non mi dispiace affatto, sinceramente. Abbiamo un'altra. Sì, iniziamo con lo spettro, vai, spettro diabolico. Abbiamo qua lo spettro, vediamolo anche in gioco proprio adesso così. Speriamo sia intelletto forza, vediamo un po'. Ah, carino, niente male. Molto ridicolo il mio personaggio, ma niente male anche per lo spettro. Vai.
Abbiamo trovato la prima cosa delle tante cose che vi ho chiesto, inoltre l'engramma della maschera leggendario, che sinceramente... Ah, bruttino proprio. Va bene. Dovrei averne ancora uno, forse? O l'ho già aperto tutti? No, è ancora una, vero? Bella, 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 apriamo. Maschera di Petravench. Questa mi fa schifo, ve la dico già, già l'anno scorso... Oddio, bruttino proprio, Mans. Aspetta, ma... Vabbè. Vabbè. Ok. Andiamo avanti, va? Ora, se in questi, ripeto, droppo un decoro... o questo, per me l'opening pack potrebbe finire qua e potrei prendermi l'ululato. Sinceramente voglio tanto l'ululato, quindi spero di non dover shoppare ancora altre casse. Dai, dammi, ti prego. Dai, mangramma raro, no. Elimina. Anzi, depositiamo, va. Ok, apriamo. Please, ti prego, ti imploro, fammi trovare l'oro. Maschera di Axis e anche sguardo dell'insonnia. Dell'insonnia. Non so parlare italiano, scusatemi. Maschera di Axis che sinceramente mi mancava per completare l'opera di boss, praticamente. Ah, che bellezza. Oh, porca puttana, quanto è grande. Porca due. È enorme. Torniamo a noi. Maschera di Axis molto, 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 molto sagace. Ti prego, ti imploro, ultima cast, dammi un po' di roba che mi sostanzi qualcosa. Ah, maschera del lupo, pensavo di fosse quella giusta, Dio. Ah... Oh, che brutto. Che schifo. Però abbiamo la maschera del lupo, raga. E io sinceramente faccio una cosa molto tattica. Abbiamo 500, mi prendo l'ululato, ragazzi. E un tesoro, per concludere qui. L'ultimo tesoro, ragazzi. Finito tutti i soldi. Prima però proviamo l'ululato. Secondo me ci sta parecchio. Bella, quella maschera mi piace. E poi sono tutto molto figo. Non è male. A me non dispiace, sinceramente. Poi mi direte del pazzo, cosa che sono. Ok, mi ho shoppato anche l'ululato, quindi perfetti. Ultimo tesoro. Maschera di Oryx. Allora sì, cazzo, raga. Abbiamo combinato anche i boss. Abbiamo tutti i boss. Oh, sì. E lo spettro formaggino che spalmiamo sul panino. Che bello. Disciplina forza. Schifoso. Questa a me è un intelletto forza. Disciplina... Tutti disciplina forza. Mannaggia voi. Spettrino, vieni qua. Oh, molto. Dov'è la cosa che lo copre? Si sarà buggato. Sicuramente è buggato. Apri. Ah, no. Ma no. Ma c'era. Giuro l'ho visto che c'era, Non me lo copre. Dio. No. No, Ma l'aveva coperto prima, sono sicuro. Si copre. Sì, eccolo qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ah, molto carino. Vediamo se si muove. Se muove il personaggio, si muove. La maschera di Oryx copre tutto. Ok, perfetto. Ora, ragazzi, vi faccio vedere anche il glitch che abbiamo scoperto. Che dovreste sapere anche voi sull'atollo. Con la maschera di Oryx si può fare benissimo. Credo che funzioni anche senza avere la maschera di Oryx. Però per sicurezza ve lo faccio vedere con la maschera di Oryx. Andiamo sull'atollo, ragazzi. Ecco ragazzi, ecco. Guardate. Mans, guarda lì, guarda lì che si uniscono i pezzi, cosa viene fuori. Sciuino, guarda Oryx. E Oryx, raga, si è formata la testa di Oryx così nel nulla. Grazie anche a questa maschera, secondo me. Però boh, credo sia un easter egg che c'è normalmente sull'atollo, di questa ombra enorme, che poi se vedete non c'è nulla. Però quella era la testa di Oryx che fluttuava a casissimo. Avete visto? Beh, con questo, ragazzi, posso concludere. Spero che questi, diciamo, opening vi possano piacere. Molti mi hanno detto del cancro perché sto rovinando un gioco portando degli opening, Sto rovinando un gioco. Gli americani lo fanno da sempre. Ho iniziato a portarli anch'io, visto che non spendo soldi in altri giochi. Però io sono diventato come un ciccio gamer per YouTube, nella community di Destiny, insomma. Io spero che almeno voi possiate apprezzare. Con questo concludo e ci vediamo alla prossima. Bella guardiani.